Da quanto collaborate con Icom Technology e perché lo avete scelto come vostro distributore? La partnership con Icom Technology è veramente storica, ancora ai tempi di Motorola, quindi prima della nascita di Cambium. Però c'è da dire che è una partnership a cui noi teniamo tantissimo, soprattutto per i successi che negli anni poi abbiamo avuto insieme. Infatti Icom è stata per ben 5 anni consecutivi il miglior distributore EMEA. Effettivamente Icom per Cambium è un distributore a valore aggiunto e quindi riesce ad unire sia le componenti e i servizi commerciali alle componenti e i servizi di supporto pre e post vendita, che ovviamente sono fondamentali per la gestione di canale. Come Cambium Networks avete triplicato le vendite nel Wi-Fi nel 2018. A cosa attribuite questo risultato? Per Cambium è stata un'azione strategica quella di inserirsi nel mercato del networking e nel mercato del Wi-Fi. Diciamo una scommessa, ma una scommessa ben fatta. Noi ci posizioniamo all'85% delle funzionalità dei brand di fascia alta a meno della metà del prezzo e andiamo a colmare quel vuoto di mercato che è creato proprio tra i vendor di fascia alta, che hanno tutti certe caratteristiche, e i vendor di fascia bassa, che invece tipicamente mirano di più al prezzo. E noi diamo anche però un approccio enterprise, quindi il supporto pre e post vendita fondamentale, ovviamente con tutti i livelli di servizio, ma anche la gestione di canale, la protezione del deal per i partner, e abbiamo un team locale che riesce a seguire ovviamente progetto dopo progetto tutta l'immissione nel mercato dei nostri prodotti. Cosa ha voluto dire oggi ai rivenditori e ai system integrator presenti in sala? Sicuramente il messaggio più importante è che Cambium Networks riesce ad abbracciare i propri partner a 360 gradi, perché ovviamente abbiamo parlato di Wi-Fi, ma abbiamo parlato di networking, abbiamo parlato di fixed wireless access, quindi punto punto, punto multipunto, le nuove soluzioni IoT che già abbiamo nel portafoglio prodotti, ma che quest'anno subiranno anche un incremento in termini proprio di famiglia di prodotti e di nuove soluzioni come le soluzioni LoRa, eccetera. E senza poi dimenticarci invece tutto il mondo della videosorveglianza, anche quello un mondo a sé stante, un mondo molto importante che riguarda la sicurezza e sul quale noi siamo sempre stati presenti, ma quest'anno ancora di più, soprattutto nella seconda parte dell'anno, vedremo anche delle uscite specifiche con dei codici particolari appositi per andare a servire ancora meglio le soluzioni di videosorveglianza.